Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Brescia Calcio femminile nella settima giornata di Serie B. A San Zaccaria, casa del Ravenna Women, si impongono le padrone di casa in rimonta per 2-1. Al gol di Luana Merli, alla mezz'ora del primo tempo, rispondono la punizione di Barbaresi, ad inizio ripresa, e il contropiede finalizzato da Elisa Mariani nel recupero. Ancora un KO in rimonta e col gol decisivo incassato nel recupero del secondo tempo per il Brescia. Ci sono delle novità per Mr. Seleman rispetto all'11 di partenza di 7 giorni fa. In porta c'è Ferrari, difesa con Vavassori, Galbiati, Barcelle e Viscardi. Centrocampo con Braida, Magri e Bianchi. Attacco con Yolman, Pasquali e Luana Merli. Arbitra Cappai di Cagliari. Nel primo tempo la gara è bloccata. Le occasioni sono poche, ma il Brescia sembra avere qualcosa in più dal punto di vista della manovra. Al terzo minuto il primo squillo è comunque delle padrone di casa, con una punizione laterale che spiove in aria con Ferrari, che respinge coi pugni. Al minuto 11 Braida stacca di testa in area, pallone alto. Al 16esimo mischia in area Ravennate sugli sviluppi di un corner, tentativo di Galbiati, ma la sua conclusione è respinta in scivolata. Al 29esimo il vantaggio del Brescia, recupero palla offensivo di Yolman che serve in profondità a Luana Merli, che davanti a Vincenzi non sbaglia. La risposta delle giallorosse è al 33esimo con Burbassi, che lambisce la base del palo da posizione defilata. La ripresa si apre subito col pareggio del Ravenna, punizione dal limite dell'area di Barbaresi che indovina una traiettoria notevole sotto l'incrocio dei pali, dove Ferrari non può arrivare. Il gol incassato mina le certezze del Brescia che si blocca e si abbassa in campo. All'11esimo pallone per Carrer, che salda Viscardi in aria e cerca il primo palo, pallone fuori. Al 13esimo ancora Ravenna pericoloso. Domi arriva davanti a Ferrari, che si oppone in uscita. Sulla prosecuzione calcia Elena Mariani, fuori. Al 16esimo si fa vedere il Brescia. Ci prova Braida su cross di Ghisi, pallone alto. Al 25esimo incredibile occasione per il Ravenna. Cross di Burbassi per Elena Mariani, che sul secondo palo schiaccia troppo di testa e il pallone termina alto. Al 28esimo tiro dalla distanza di Elisa Mariani. Ferrari vola all'angolino e mette in corner. Dall'angolo seguente va in tuffo Gardel, Ferrari blocca. Al 40esimo mischia in area del Ravenna, tiro di Fracas, pallone a lato. Al 46esimo il gol del Ravenna, contropiede delle padrone di casa, chiuso da Elisa Mariani. Finisce così, con un'altra delusione sul campo del Ravenna e San Zaccaria prima. Domenica prossima, campionato fermo. Le Leonesse giocheranno al Centro Sportivo Mario Rigamonti venerdì 11 novembre alle 20, in amichevole con la Sampdoria. In campionato, il prossimo impegno sarà il 19 novembre a Napoli.